Io oggi ero preso benissimo a registrare un video qui nel centro di Madrid, che alle mie spalle potete vedere è il Palacio Real di Madrid, quindi perché come sapete questa è la mia città, ok? Io vivo nella capitale, io vivo e risiedo nella capitale spagnola perché a me la Spagna piace. Oggi volevo fare un bellissimo video, ma hanno chiuso la scalinata, quindi non c'è voglia di fare tutto il giro largo per andare a vedere, quindi fare un video nel Palacio Real. Quindi quest'oggi parliamo del segreto nell'imparare la lingua inglese, che sono un attimino distratto dalle persone, ma questo non importa. Quindi oggi vi svelerò qual è il grandissimo segreto per imparare bene l'inglese una volta per tutte. Allora, innanzitutto partiamo dicendo che ci sono diversi fattori che determineranno la qualità dei vostri risultati nel lungo termine, ok? Proviamo a elencarne un paio. Allora, innanzitutto c'è un'attitudine positiva anche quando le cose si fanno difficili, ok? Quindi questa cosa sarà inevitabile. Perché soprattutto all'inizio voi dovete partire facendo le cose difficili, ok? Mentre le altre persone sono ancora lì a studiare la grammatica, a fare degli esercizietti facili, appunto ad applicare le cose facili, voi incominciate a fare le cose difficili, nel lungo termine voi vincerete, ok? In natura vince sempre chi fa le cose difficili, ok? In secondo luogo, un altro fattore è la disciplina, quindi la disciplina di fare delle scelte che sono importanti. Quindi, per esempio, voi avete scelto di imparare l'inglese e io vi dico di applicare il metodo dell'immersione, quindi vi dico di guardare i film in inglese, ok? Quindi voi dovete avere una forte disciplina nel scegliere, quindi di fare una scelta decisiva importante, che è quella di guardare solo ed esclusivamente i film in inglese. Quindi, se voi una sera volete guardare un film in italiano, voi dovete imporre a voi stessi di guardare quel film in inglese con i sottotitoli, altrimenti non può funzionare, ragazzi, ok? E tra tutti questi fattori, che potrei elencarvene altri 10 almeno, ce n'è uno in particolare molto importante, che è appunto la costanza. Ok, però qual è il punto che molte persone si dimenticano? È la costanza nel fare le cose giuste, è la costanza nell'applicare il giusto metodo. Perché se per esempio voi come me avete frequentato la scuola dell'obbligo, avete fatto dei corsi di lingua, avete ottenuto dei certificati, io per esempio ho frequentato un'accademia qui nel centro di Madrid, a Gran Via, quando è stato 2 o 3 anni fa. Un corso di lingua, appunto, che non è che mi hanno regalato, me lo sono studiato io. Appunto, però, il metodo era sbagliato. Quindi, se il metodo è sbagliato, il risultato non può essere giusto. Quindi, se voi, appunto, avete frequentato la scuola dell'obbligo e avete seguito il metodo scolastico con un approccio di tipo grammaticale, voi siete stati costanti nell'applicare il metodo sbagliato. Quindi, di conseguenza, i risultati non potranno mai essere giusti poiché il metodo è sbagliato. Quindi, dove sta l'intelligenza? Se volete cambiare i vostri risultati, l'intelligenza sta uno nell'accettare che il metodo scolastico e l'approccio di tipo grammaticale non funziona ed è sbagliato, e non lo dico io, ma lo dicono le statistiche, lo dicono i vostri risultati, lo dicevano i miei risultati di 3 anni fa, e quindi di conseguenza agire applicando un metodo totalmente diverso, che è appunto il metodo dell'immersione, che è l'unico metodo che funziona, è l'unico metodo che vi permetterà in tempi relativamente brevi di diventare fluenti nella lingua inglese, quindi di capire l'inglese, di parlare l'inglese, di scrivere l'inglese e di leggere l'inglese, ok? Quindi trovate tutto all'interno del corso che ho creato insieme a NIF, ok? Però la cosa importante è che voi sì dovete essere costanti, ma nell'applicare le cose giuste, nell'applicare il giusto metodo e nell'applicare le cose importanti, perché se voi siete costanti nell'applicare il metodo sbagliato, anche se vi impegnate, attenzione a questa cosa, perché comunque io a scuola mi impegnavo, molti di voi frequentano la scuola e si impegnano nelle interrogazioni, nelle verifiche ufficiali di esercizi, però il metodo è sbagliato, quindi voi non potrete mai avere degli ottimi risultati se seguite un metodo sbagliato, ok? È come dire, voi andate in palestra tutti i giorni, vi allenate e fate i giusti allenamenti, fate tutto, e poi sabato sera uscite e mangiate 3 pizze e bevete alcolici. No, non avrete mai una bella forma fisica, anche se vi impegnate tantissimo in palestra, perché la procedura, quindi il metodo procedurale nel suo insieme è sbagliato. Quindi attenzione, io non sto dicendo che la grammatica non serve, la grammatica è inutile, che la scuola non serve a nulla, assolutamente no. Però diciamo che la grammatica che si studia a scuola, quindi l'approccio di tipo grammaticale, è un pezzo del puzzle, è una parte del percorso, non è tutto il processo. Quindi l'inglese non è una cosa, non è un certificato, ma è un processo che nel corso del tempo, che appunto
che io ho già fatto negli anni passati, che appunto ho spiegato all'interno del corso che ho creato insieme a Nif, perché come sapete io appunto sono fluente sia in spagnolo, sono fluente sia in inglese, quindi io so esattamente cosa fare, so esattamente cosa non fare, so esattamente quali sono le cose importanti, eccetera eccetera eccetera, ok? Quindi adesso qui davvero fa freddissimo perché è inverno a Madrid, comunque ci sono meno 3 gradi, stanno arrivando tante persone, quindi il segreto per imparare bene l'inglese una volta per tutte è quello, è la costanza, però la costanza nell'applicare il giusto metodo, perché se voi continuate ad applicare il metodo sbagliato, questa cosa non avete mai risultati, okay? Soprattutto nel lungo termine, cioè ve ne state accorgendo anche voi ragazzi che la scuola non ha funzionato, che avete buttato via anni della vostra vita, praticamente, cioè non è che avete buttato via anni della vostra vita, è che se voi aspettate di ottenere un risultato ma fate l'azione sbagliata, il risultato che sperate non arriverà mai, appunto perché lo sperate, invece voi dovete agire nell'azione sulla base di informazioni giuste, ok? Quindi se questo video vi è interessato iscrivetevi al canale, magari lasciatemi un commento, inviatemi un messaggio, comunque quando avrò tempo rispondo, perché comunque ho una vita molto impegnata, quindi sono qui nei parchi a girare in felpa quando fa freddissimo, ok? Perché il giubbino mi era un attimino scomodo. Quindi per questo video è tutto ragazzi, sì, se volete iscrivetevi o non iscrivetevi, fate quello che volete, ma comunque vi ricordo che alla fine di gennaio, comunque adesso è metà gennaio, uscirà nel mercato italiano il video corso che ho creato appunto insieme a Nif Maggar, che è la English Coach di questo canale, no? Che è la mia dolce metà, dove appunto abbiamo messo dentro in questo percorso, in realtà che è più che un corso, appunto un percorso, abbiamo messo dentro tantissime informazioni che aiuteranno tutti quei ragazzi e quelle ragazze che adesso sono perse nell'apprendimento della lingua inglese, cioè noi vi spieghiamo passo a passo qual è l'unico metodo procedurale che vi permetterà, anche partendo da zero, di diventare fluenti nella lingua inglese in tempi relativamente brevi, ok?